prendo e vado al dispositivo, giro in modo e faccio aprire i sportelli con questa chiave, faccio aprire i sportelli. Mentre che sto lì per controllare e per ripararla, che cosa succede? Questa macchina, io non lo so, parte e va in moto e a me con la manica della tuta me la tira dentro e disgraziatamente me la macina. Spengo, mi ricordo soltanto che mi trovo dentro una macchina che mi stanno portando all'ospedale. Gli studenti dell'ITIS di Arezzo ascoltano le testimonianze degli invalidi sul lavoro. Oggi in calendario 2 gli incontri in collaborazione con ANMIL affinché il concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro e non solo arrivi forte e chiaro alle nuove generazioni che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro. L'infortunio non succede solo all'infortunato. L'infortunio succede a tutto l'ambito familiare, a tutti gli amici. Dei bimbi piccoli che non vedono più ritornare un genitore, purtroppo dei genitori che non vedono tornare dei figli, ancora peggio. Cioè, quindi deve essere veramente, noi cerchiamo in questi incontri e ringrazio il dirigente Decembri che ci ha invitato a questa scuola e speriamo anche di farne più di incontri anche nei prossimi anni. È quello che vogliamo far capire, i ragazzi devono essere i padroni di loro stessi e soprattutto della sicurezza. E si tratta di rendere i ragazzi responsabili e fargli capire che la sicurezza è un carico di responsabilità che va a ciascuna persona. Deve essere una conoscenza, un valore diffuso e tutti devono attenzionare adeguatamente questo aspetto che è fondamentale, proprio per ridurre, si spera portare a zero, le morti bianche e gli infortuni sul lavoro. Purtroppo sono ancora cronaca tristemente attuale, ma bisogna partire dall'educazione nelle scuole per far sì che si vada a calare in questo senso. Complice la pandemia e la crisi economica è sempre più difficile mantenere alti livelli di sicurezza sul lavoro. Nel 2023 per adesso non ci sono stati morti per fortuna sul lavoro nell'Aretino, ma dall'ANMIL arriva un appello. E so che è scomodo e so che alcune volte è difficile, ma realmente il lavoratore alcune volte dovrebbe essere in grado di dire di no. Dire io questa cosa in questa maniera non la faccio. Non la faccio perché so che il macchinario non è norma, perché so che l'imbragatura per andare sopra un'impalcatura non è norma, so che è stata montata in tempi brevi. Deve essere in grado di fare questo. In confronto all'anno scorso diciamo che quest'anno non ci sono state vittime nel retino e quindi questo già tra virgolette è una vittoria, però non dobbiamo mai abbassare la guardia perché veramente in un secondo cambia la vita della persona e di chi sta intorno, veramente.